La nuova palestra nella scuola elementare di Vianassa d'Arco sta diventando realtà. Nel sopralluogo di ieri con il sindaco, assessori e tecnici è stato fatto il punto sui lavori, che si possono ritenere ormai nella fase conclusiva. Anzi, la consegna avverrà addirittura con 4 mesi di anticipo rispetto alla tabella di marcia. Alla visita hanno partecipato anche i dirigenti della società di pallavolo C9, che avrà in consegna la palestra per dicembre, e consentire quindi la ripresa dell'attività agonistica in quella che è sempre stata la sede storica della società. Gli altri spazi del grande immobile, dedicati all'arrampicata, necessitano invece di tempi un po' più lunghi. Tra pochi mesi la Pallavolo C9 avrà a disposizione da parte del Comune questa bellissima nuova palestra. Quali sono i numeri della vostra associazione? Ma guarda, noi siamo veramente contenti di riprenderci uno spazio in centro ad Arco. Questa era la cosa importante. In questi ultimi anni siamo stati costretti ad andare a Vigna e adesso ritorniamo nel cuore della città e ripartiamo da Arco, dove abbiamo sempre avuto grande attenzione da parte dell'amministrazione e anche della popolazione. Numeri, in questi anni siamo cresciuti tantissimo, più di 400 tesserati, più di 200 ragazzini e ragazzine che giocano al mini volley, che adesso diventa spikeball, quindi una nuova attività, e tanti collaboratori, quindi siamo più di 500 e le famiglie che coinvolte sono quasi 1000 su tutto l'Alto Garda, insomma, no? Oggi abbiamo avuto dal sindaco la bella notizia che a Santa Lucia, quindi il 13 dicembre, la palestra dovrebbe essere pronta e quindi noi appena avremo le chiavi entreremo. Addirittura con qualche mese di anticipo questa palestra sarà pronta per la Pallavolo C9. Soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale? Beh, è una palestra che è per tutti, perché io parto da quello che è il concetto, che il motivo per cui è nata la scuola, e quindi l'attore principale sono le scuole di qua che abbiamo in Via Nas, il nostro centro principale, e quindi è nata per la scuola. Chiaramente ci sono due soggetti fondamentali che comunque utilizzeranno questa palestra, che ha la valenza di essere anche un vero e piccolo e proprio palazzetto dello sport, che sono appunto la Pallavolo C9, e quindi che riesce a fare unità tutto Garda Trentino, quindi un'attività come quella della pallavolo è fatta in maniera unità. E questo secondo me è un bel segnale all'interno della comunità, e qui avrà la sua sede, e sicuramente poi l'arrampicata. Il fatto che i lavori siano in anticipo è un bel segnale, perché comunque le cose vanno anche nella direzione corretta. In dicembre consegneremo la palestra e poi nel 2018, con tutta la calma, l'inaugurazione che questa splendida palestra merita e che la città e la comunità attende. Un investimento importante da parte del Comune. Quali sono i numeri di questa struttura? I numeri di questa struttura sono significativi. Io butto lì una cifra che sono i 4 milioni di euro indicativamente per quello che riguarda i costi, perché dopo dovete immaginare che al di là di quelle che sono le determini 3 milioni a rotti si deve pensare agli allestimenti e quant'altro. Sull'arrampicata, capiamoci, ci sarà, se non c'è il contributo provinciale, bisognerà che l'amministrazione pensi come ritrovare le risorse in un modo o nell'altro, perché non possiamo avere una palestra nuda. Qui stiamo parlando comunque di un'opera che ha un valore di 4 milioni di euro. Vedete che ci sono delle superfici enormi, potremo avere addirittura due campi di pallavolo girati, quindi più attività contemporaneamente, la palestra di arrampicata. Poi insomma ognuno si aspetterebbe sempre di più, però qui finalmente ad Arco c'è anche un palazzetto dello sport per quelle che sono le nostre due attività che caratterizzano questa città e questa comunità, che sono arrampicata e la pallavolo, che è uno sport significativo, diverso rispetto ai classici sport, e quindi a 360 gradi. Io sono più che soddisfatto che stiamo arrivando a conclusione di un'opera, e quindi concretezza al posto di quello che sono a volte le chiacchiere e le beghe che non hanno alcun senso.